Ed è tutto un corridoio pieno di queste, diciamo, tra parentesi, schifezze, nel senso che non fanno benissimo insieme alle patatine. Ciao ragazzi, questo è il primo video della serie sui supermercati in Cina, dedicato soprattutto a chi non è mai stato in Cina e deve andarci per lavoro, per studio e che prima o poi dovrà avere a che fare con dei supermercati cinesi. Quindi in questa serie di video vi farò vedere che cosa potete mangiare, che cosa dovreste evitare e che cosa magari potete provare. Ma iniziamo subito. Allora, questi qui sono i latiao di cui ho parlato in un altro video, un precedente video. Andiamo a mangiarli insieme. E questi sono la stessa cosa, più o meno fatti della stessa cosa, che questo pane spumoso però in un'altra forma. E poi ci hanno aggiunto anche l'anice stellato, invece qui c'è soltanto il peperoncino. Come vedete è pieno di latiao, questo è un tipo di spuntino che si mangiano i ragazzi a scuola, infatti me l'hanno presentato i miei studenti. Mentre qua ci sono altri tipi di spuntini, tipo vedi la carne di manzo essiccata, poi vediamo se c'è anche il pesce, poi che cosa c'è, sempre carne essiccata, è tutta chiusa quindi non si può vedere bene. Non è male a dire la verità, questo mi sa che è pieno di cumino, sì, cumino. Poi è fatta anche a caramella, hanno tipo le caramelle, ci mettono pezzettini di carne secca all'interno. Mentre questo qui, oggi non ne ho idea, sembra una specie di gambero, può essere. C'è scritto sia la Jintanzone. Ah sì, è proprio un gambero. Vediamo che altre cose, qua c'è tutta carne secca, tutto questo è il reparto di carne secca di vari tipi con varie spezie e poi le fatidiche zampe di gallina che sono proprio le loro favorite, qua addirittura altre parti di gallina. Ah no, questa è ya, scusate, questa è ya, invece questo qua è gallina. Poi come vedete vari tipi di, non soltanto le zampe di gallina ma anche il collo d'anatra e qua ci sono le ali dell'anatra, tutte le varie parti dell'anatra, non viene buttata assolutamente niente. E sì, cosce di pollo con il miele, questo è speziato e che non costano neanche poco, cioè questi sono tipo 1,50 euro, 1,60 euro. Come vedete ci sono vari tipi di uova conservate. Queste che cosa sono? Nambito, forse sono quelle fatte con il tè. Poi qua che ci sono le uova di, come si chiama quell'animale? Quello piccolo, non mi ricordo, lo scrivo qua sotto. E poi se vedete sono tutti i tipi di uova già sgusciate. Ora qui invece è pesce secco, però purtroppo non ve lo fanno vedere. Solitamente ci sono delle buste trasparenti da cui si può vedere, ma questo stranamente non è così. E poi qua ci sono proprio quelle bustere più semplici, che però costano pure qua. Queste sono sempre parti di zampe di galline che però sono state proprio tranciate, non so per quale motivo. Questo che cos'è? Ah, sempre la stessa cosa, sempre zampe di gallina però con del peperoncino. Ecco, questa è tutta la parte del pesce secco, eccolo, questo è quello di cui parlavo, non è male. A dire la verità questo non è male, però c'è un sapore un po' forte, quindi non è per tutti, però potrete sempre provarlo. Questo qua è quello che mi ricordo meglio, questo non è male, questo forse è un po' più dolce. E poi ci sono sempre, questo è sempre pesce, però fatto diciamo a listarelle. È tutta roba essiccata. Questa è la pelle del pesce. Mentre qui tutta la parte del tofu fatto in svariato modo. Ah, ecco, questo è tofu con il sapore di pesce. Interessante. Mentre questo è tofu normale. Tofu piccante fatto alla piastra. Questo è sempre tofu, però piccante. Mentre questo è tofu, ci sono dei semi di sesamo, non so se li vedete.
Poi invece questa qua è la sezione delle alghe secche, essiccate, che non sono per niente, a me piacciono tantissimo, tipo le patatine, sono molto croccanti e sono salate. Infatti vedete c'è scritto arrosto, non so se erano arrosto, comunque sono essiccate e non sono per niente male, veramente questa è una cosa che mi piace. Queste addirittura sono fatte con i semi di sesamo, quindi queste qua io vi consiglio di provarle perché non sono per niente male, però magari per i vostri gusti non lo so, non è detto che vi piacciono al 100%. Addirittura ci sta quello di Peppa Pig, che sta sfondando in Cina visto che è l'anno del maiale. Ecco, vedete che tutti questi spuntini sono proprio accanto alle patatine che sono qui a sinistra. Ed è tutto un corridoio pieno di queste, diciamo, tra parentesi, schifezze, nel senso che non fanno benissimo insieme alle patatine. Vi ricordate che ieri abbiamo visto il durian al mercato? Adesso mi trovo in questo supermercato, ma da qui si può vedere benissimo il frutto all'interno, che è una specie di grande aglio bianco. Ecco qua, vedete che ci sono le varie sacche di frutto all'interno, non è una cosa unica, è proprio diviso in sacche. C'è proprio l'olien. Ieri, guardate quanto è grande questa, c'è come un carrello intero, incredibile. Qua ci sono le varie spezie, non c'è scritto però. Ah, questo è il pepe bianco, poi cuciamo, questo è il cumino, poi queste cose qua. Ganzao, zisu. Non ne ho idea di che cosa sia, ragazzi. Ci sono delle spezie veramente sconosciute. Ora io mi vorrei concentrare fra queste due. Queste spezie che non dovete assolutamente. Ah no, questo è il pepe nero. Scusate, ho sbagliato, è questa qui. Queste due spezie sono quelle che dovete evitare perché tanto lo so, per noi occidentali ha un sapore veramente fastidioso. Ah, dovrebbe essere questo, ah, eccolo, lo qua, quasi ho, questo qua. Questo è veramente, ha un sapore incredibile, quindi queste due sono veramente. Allora, provatele per sapere se vi piace, però sappiate che è molto probabile che non vi piacciono queste due. Otto spezie. Questo è sempre peperoncino, vari tipi di peperoncino, cumino, tutto quanto già passato, già tritato, diciamo. Mentre queste qui sono funghi secchi, anche questi sono gli xiangu, che sono buonissimi, assomigliano molto ai nostri porcini, anche se di forma sono un po' diversi. E in realtà spesso sono grandi fino a così, però questi devono essere quelli piccoli piccoli. Poi questi, come ho visto ieri, sono i muar, dovrei trovarli freschi per farvi capire come sono fatti in realtà. E letteralmente si chiamano orecchie di albero. Eccoli, questi sono sempre i xiangu. Ecco, ho trovato i xiangu freschi, i funghi profumati letteralmente che abbiamo visto essiccati prima, e anche i muar, che anche questi li abbiamo visti essiccati in busta, che sì, sono proprio tipo, sembrano molto orecchie, però sono dei funghi, non sono per niente male, sono un po' croccanti, buoni. Questo è un altro tipo di fungo. Sono tutti usati per fare le zuppe e cose del genere. Mentre questi qua, yin ar, quindi sono tipo i muar, però sono yin, tipo argentati o comunque chiari. Sono della famiglia dei muar, mi hanno spiegato, però questi sono bianchi, quindi vengono chiamati yin ar. I funghi, come si dice, le orecchie argentate. E qui ci sono altri vari tipi di funghi essiccati. Questi qua non mi ricordo di averli mangiati, ma comunque vabbè, i funghi sono buonissimi, li mangerei di tutti i tipi.
poi questi sono i semi di soia, come vedete. Non li prendete per, vabbè che non assomigliano, però molte persone li confondono con i ceci nostri. I ceci purtroppo in Cina non sono facilmente trovabili, potete trovarli su Taobao o se andate verso il nord nei supermercati del Xinjiang ci sono praticamente sempre. E poi tutte queste, questa qua pure è buona, mi sa che è tipo una cicerchia, però non sono proprio sicura al 100%. Poi i tipi di riso come li volete proprio. Questo è quello integrale, questo è quello nero, poi c'è questo bianco diciamo più tondeggiante, insomma vedete che veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Questi sono semi di sesamo, nero e bianco, e questi sono vari fagioli, tutti buonissimi, li ho provati tutti perché adoro i fagioli. E questo è il reparto riso, come vedete vendono il riso in sacchi, ma giustamente mangiandolo spesso loro risparmiano facendo così. E questo qua è quello thailandese, se non sbaglio. Da questo qui mi sa che lo compra, è un tipo di tè che diventa giallo, sono estratti di che cosa? Questo qua sinceramente adesso lo scrivo qua sotto, non so come si dice. E vabbè, comunque non è male, poi pare che faccia bene, ma vabbè, in Cina si dice che tutto fa bene, fa qualcosa. Questo è il reparto del tè. Vedete, questa qua è la Shanja, sì. Questa è una, praticamente la meletta con cui viene fatto il tangkulu nel nord della Cina, ma viene anche essiccata e poi si può fare anche del tè. Questa fa molto bene, è molto aspra. Se ci fate il tè avrete un sapore un po' aspro. Rose e altri tipi di fiori, questi sono i jihua, che sono i crisantemi. Questo fanno bene se avete il mal di gola, vi bevete il tè del crisantemo e vi allieva tantissimo il mal di gola. Questi fiori qua non li ho mai provati, ci sono troppe cose in Cina. È tipo un tipo di crisantemo anche questo, però non so che effetti abbia, a che cosa serve. E poi qua ci sono vari tipi di tè, vedete, questo qua ha fatto diciamo che sembra che abbia, siano dei peletti, no? Infatti c'è Mao, che significa proprio pelo. Sono tutti tipi di tè verde, questo è proprio il tè verde. Vediamo qua che altro c'è. Sì, mi sembrano tutti i tipi di tè verde, però questo mi sembra più un oolong. C'è Guanyin. Ah sì, questo è il tè Guanyin. Bene, questo è un tè rosso. Vari tipi di tè con tantissimi sapori diversi. Questo sembra quello del tipico del Fujian. Vediamo se c'è scritto la provenienza. No, non c'è scritto. Ah sì, Fujian. C'è scritto un po'. Come vedete questi sono i goji, eccetera, eccetera. Questa è la prima volta che la vedo, sinceramente. Questa è la resina degli alberi, infatti c'è una figura qui. È proprio la resina degli alberi e secondo sempre questa figura ci si fanno le zuppe. C'è scritto anche come si usa. Con tutti questi altri ingredienti ci si fa la zuppa, e però non so che effetti abbia. Bene ragazzi, questa è la fine di questo video, vi aspetto per il prossimo video, alla prossima, ciao!